Salve genti italiche, oggi strisciamo nel Fortore, terra di storia, tradizioni e paleoliche, al confine tra ben tre regioni, Campania, Puglia e Molise. Ma il confine forse più incerto tra questi crinali ventilati è proprio quello, probabilmente, tra un'energia pulita e un'energia che talvolta gioca sporco. Ora siamo nel comune di San Giorgio La Molara, in provincia di Benevento, dove ci siamo imbattuti in un caso che ha dell'incredibile. Qualche anno fa il comune di San Giorgio ha firmato una convenzione con la Edison Energie Speciali, una società che si occupa di energia eolica. Ebbene, nella curiosa convenzione, i benefici economici per il comune sono subordinati ad una serie di condizioni, tra cui l'abbattimento della casa di un privato cittadino. Il signor Michele Ciccone. Salve. Dunque, perché il comune ce l'ha con la sua casa? Io ho deciso di costruire questa casa perché volevo riunire la mia famiglia qua nel paese di origine. Ho dato inizio alle mie opere, però mi sono imbattuto in questo problema con l'autorizzazione del parco eolico. La mia casa è un oggetto che dà fastidio alla realizzazione di questo parco, quindi ci sono grossi interessi delle grosse multinazionali dietro. Quindi sostanzialmente il suo fabbricato interferirebbe con l'impianto eolico ed è comprensibile la volontà della multinazionale di disfarsene, di liberarsene. Meno comprensibile è che il comune baratti la demolizione della casa di un privato cittadino con una percentuale sui proventi dell'eolico. Vediamo che cosa ci ha detto il sindaco. In questa convenzione ci sono un paio di passaggi in cui si dice che i benefici economici per il comune di San Giorgio La Molara sono subordinati ad alcune condizioni. Una di queste è l'abbattimento del fabbricato di un privato cittadino. Non è affatto vero, perché l'incipit di questo passaggio dice che nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti, poi eccetera eccetera eccetera. Se la legge mi dirà di abbatterlo, lo abbatterò. Se la legge mi dirà che deve rimanere, rimane. Nessun problema. E allora perché è stato messo in una trattativa tra il comune lei non può capire. Lei proprio non vuol capire. Ma allora faccia un altro mestiere, la saluto, arrivederci. Lei non vuol capire, faccia un altro mestiere, non è cosa sua fare il giornale. Dunque, la posizione del sindaco sembra essere: se la legge mi dirà di abbattere la casa, la abbatterò, altrimenti rimane. Adesso, signor Ciccone, la legge che cosa ha detto? Ma fino ad oggi i risultati ottenuti sono quelli di una certa regolarità della costruzione che è stata realizzata, parzialmente realizzata. Il Consiglio di Stato ha definito che io ho fatto un legittimo affidamento su un'autorizzazione che mi è stata concessa e che quindi la posizione della casa è regolare. Però l'amministrazione ha deciso di revocare la licenza edilizia e quindi adesso siamo in attesa di un giudizio di un tribunale per poter sapere quali sono le sorti di questa casa. Quindi la legge ha dato ragione al signor Michele Ciccone, ma il comune non ha intenzione di demordere. Addirittura, dopo aver chiesto la demolizione, adesso annulla in autotutela il permesso di costruire che aveva già rilasciato. Come mai la repressione di un presunto abuso edilizio è diventato oggetto di scambio in una convenzione sull'eolico? E come può il comune vincolare i propri benefici economici legati all'eolico a delle condizioni lesive dei diritti dei cittadini? Ma soprattutto, perché se il sindaco ha affermato che si sarebbe attenuto alle indicazioni di legge, adesso rispetta la sentenza del Consiglio di Stato? Per il momento è tutto. Salutiamo Michele Ciccone. Torno alla mia vita di Molisannita.